pericoli di scrittura autobiografica a Milano, a Roma, certo ci sono, ma non hanno i successi che hanno per esempio in cittadine di provincia e soprattutto qui, ripeto, in Veneto, in Friuli, in Nebresciano e così via. E allora per chiudere e per invitarvi a cimentarvi, dopo tutto il male possibile che ho detto dell'autobiografia a questo punto, spaventandovi un poco, ma anche spero inorgogliendovi, facendovi sentire allora pronti a intraprendere una delle avventure più importanti della vita, perché tu hai già avuto una vita, la seconda avventura è quella di cercare di ricostruirla, sintetizzarla, reinventarla anche, scivolando talvolta in qualche autofiction, perché come prima si diceva, quando noi prendiamo la penna in mano, possiamo essere assolutamente dei neofiti e dei principianti, noi entriamo nella letteratura. Un grande filosofo della scrittura, Roland Barthes, ha riscattato tutti perché affermò che in ogni gesto di scrittura, anche il gesto del bambino che scrive su un quaderno qualcosa di sé, qualcosa della sua famiglia, e si compiace di questo, e si rispecchia in questo, è a suo modo già scrittore. Dobbiamo ringraziare la scrittura autobiografica come genere che porta con sé un valore inestimabile di carattere universale, perché con la scrittura autobiografica noi riesploriamo il nostro io, la nostra individualità. Ci rendiamo conto che il nostro io non è soltanto un pronome, che il nostro io siamo noi. Prima si parlava dei molti io che noi siamo. Sì, noi siamo molti io. Siamo stati molti io in successione. Un io infantile, un io adolescenziale, un io adulto, un io verso la vecchiaia in successione. E poi ci sono, per fortuna, e poi ci sono gli io paralleli, l'io ambigui, l'io che non sappiamo di possedere, di avere, quell'io che si sciolgono nell'inconscio e che non riusciamo più a ricostruire. Ebbene, allora volevo soltanto leggervi alcune scritture che mi hanno mandato recentemente le amiche di un circolo di scrittura autobiografica che si intitola Il circolo dei lettori di Verona, il vizio di scrivere, è il titolo di questo libro pubblicato, non lo trovate credo in commercio, che documenta quanto nel circolo veronese hanno scritto di sé, hanno scritto autobiograficamente di sé. Mi piace ripensare stralci della mia vita, se avessi tenuto un diario. Avrei dei ricordi più autentici, forse. Infatti, quando scrivo, spesso mi chiedo, saranno proprio quelle le circostanze, le emozioni, i fatti? Sono passati così tanti anni. Oppure, scrivere è ricerca di intimità con me stessa, il piacere e la sorpresa di ricostruire storie, la garanzia di fermare i ricordi sulla pagina prima che scappino via, definitivamente. Scrivere e vivere l'emozione di tessere un arazzo con le immagini che porto dentro. Scrivo perché è più facile che farne a meno. Scrivo per appagare la mia vanità. Scrivo il ricordo delle cose belle che ho avute e per dar sfogo alle mie tristezze. Scrivere è dar voce al resto di me. È un bisogno dell'anima, ma l'anima è incostante. E per questo non ho mai scritto con continuità. Mi piace scrivere e ricopiare e poi rileggere. Mi piace sentire il suono delle parole. Scrivere non è mai cosa da fare distrattamente, prestandovi poca attenzione e poca cura. E infine, tra i tanti frammenti, ho tante cose sempre da raccontarmi, ho tante cose da ascoltarmi. Se non mi racconto, se non mi ascolto, rischio di dimenticarmi. Se non mi racconto, se non mi scrivo,
Se non mi ascolto, rischio di dimenticare. Grazie.